Ebbene sì, in questo momento stanno iniziando a maturare i primi pensieri in ognuno di noi. Odio tutto questo, odio la quarantena, odio questa vita. Dov'è finita quella verve iniziale della novità dei primi giorni? Siamo tutti a casa, yeah, facciamo tutte le cose. E dopo un po' di tempo incomincia un meccanismo estremamente complesso che ci fa odiare tutto questo. Dici la verità. Se anche tu in questo momento stai iniziando a odiare il fatto di star chiuso in casa, metti mi piace a questo video e scrivimelo nei commenti. Formare una nuova abitudine è un processo che si sviluppa in tre fasi e in questo video parleremo proprio di queste fasi per spiegarvi quello che ci sta capitando e cosa affronteremo. Qual è il percorso che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane per accettare questa quarantena e quando finirà questo senso di odio, proprio di stretto che abbiamo ognuno di noi che in questo momento stiamo soffrendo per questa situazione. Sì, oggi lo so, è un video completamente diverso. Io sono Mauro Caimi e mi occupo di investimenti, crescita finanziaria e trading. Oggi però facciamo un video su quelle che sono le abitudini, ragazzi, che possono essere modificate per ognuno di noi, ma che seguono un percorso. Oggi siamo tutti in quarantena e siamo nel primo stadio del percorso per cambiare una nostra abitudine. La prima fase possiamo definirla la fase insopportabile e avviene dal primo al decimo giorno, ragazzi. La prima fase del cambiamento dura esattamente 10 giorni. Cosa succede nell'arco di questi 10 giorni? Questi 10 giorni sono divisi in due fasi diverse. I primi 2-3 giorni in cui c'è l'effetto news, effetto novità. Alla fine diciamo tutti sì, vabbè, ma che vuoi che sia? Questi giorni sono pochi, passeranno in fretta, ci adattiamo. Nei primi giorni quello che subiamo è una fase di effetto wow, in sostanza, ragazzi, come quando vi arriva un nuovo smartphone, quando vi arriva un nuovo prodotto che desiderate. Ma subito dopo questi 2-3 giorni si fanno i conti con la realtà. Quando l'effetto wow svanisce, quando quello che ognuno di noi voleva fare, magari chiuso in casa da mesi e non ci riusciva, inizia a farlo, quello che rimane cos'è? Quello che rimane è la realtà, ragazzi, la realtà nuova, questa abitudine che deve plasmarsi, che si sta per plasmare è l'abitudine. Per il cambiamento, per ognuno di noi, è estremamente odiosa. Quindi in questa fase ognuno di noi sta iniziando a provare un fastidio nello stare chiuso in casa, nel fare sempre le stesse cose, gli spazi piccoli. Chi è magari attorniato anche da persone, da familiari, incomincia a sentirsi mancare l'aria e quant'altro. Queste emozioni sono normali in questa fase e ci accompagneranno, ragazzi, badate bene, per i prossimi 10 giorni. E le teorie che riguardano il cambiamento, il 95% delle persone nella fase 1, ragazzi, smette di fare quello che sta facendo. Qui però non è possibile perché noi siamo in quarantena e siamo obbligati. Questo renderà questa fase ancora più dura da superare. È come quella fase di oh, ancora un altro giorno, dove vado? Oddio, che cosa faccio? Ragazzi, dobbiamo starci dentro. Allora troveremo anche magari delle cose utili, delle cose ottime da fare, ma intanto capiamo quando finirà questa sensazione di disagio. Entro 10 giorni passeremo dall'odiare completamente questa fase, che arriverà, vi ripeto, ragazzi, dopo l'effetto wow dei primi giorni. Quindi per chi di voi è già in quarantena da qualche giorno sta già provando queste emozioni, per gli altri stanno per arrivare. Ma dopo i primi 10 giorni si passerà da un odio tutto qua questo che sto vivendo a un forse riesco ad accettarlo. In quel caso saremo nella seconda fase dell'accettazione di una nuova abitudine. La seconda fase è una fase a metà. Come tutte le fasi a metà, ragazzi, non è né carne né pesce. Non odiamo la nostra situazione, però allo stesso tempo non l'amiamo. Iniziamo ad adattarci, in sostanza. Iniziamo a dire, vabbè, tutto sommato non è male, adesso posso fare questa cosa. La mattina quando ci alziamo non ci pesa più quel sentirsi chiusi in una casa. Non ci pesa più, diciamo, fare la stessa routine quotidiana, fare la stessa cosa quotidiana. A trovare i lati positivi. Questa è l'idea umana, la nostra grande forza, ragazzi, quella di riuscire a trovare sempre un lato positivo, una cosa che effettivamente ci possa rendere questa giornata accettabile. Questa è la seconda fase, che viene definita la fase spiacevole ma non odiosa del cambiamento. Quanto dura la seconda fase? Indovinate un po', altri 10 giorni. E sì, perché la teoria iniziale del cambiamento dice che per sviluppare un'abitudine, ragazzi, occorrono 21
21 giorni, quindi 3 settimane, le classiche 3 settimane. Sviluppata questa abitudine, noi saremmo di nuovo abituati a vivere in un determinato modo e non ci peserà più di tanto. Vi peserà sempre, ragazzi, però non più di tanto, quindi si riuscirà in ogni caso a fare effettivamente le cose in maniera giusta, quindi a non subire quello che effettivamente è l'odiosità di questa situazione. E poi una terza fase relativamente al cambiamento, ragazzi, che però nella fattispecie in queste ore, quindi in questa quarantena, in quello che stiamo vivendo noi, purtroppo, ragazzi, questa terza fase avverrà sì e no, e vi spiego adesso perché. La terza fase è la fase positiva. Quando voi cambiate un'abitudine, si presume, ragazzi, che l'abitudine da cambiare sia un'abitudine negativa. Dire un'abitudine negativa una volta cambiata vi porta dei benefici, quindi nella terza fase in realtà dovremmo apprendere tutti i benefici della nuova abitudine. Qui però casca l'asino, qui c'è un problema relativamente a questo tipo di attività, perché la quarantena non è un'abitudine negativa da cambiare, ma è un'abitudine purtroppo obbligata a causa di una malattia. Quindi la terza fase probabilmente, ragazzi, la vivremo in parte, cioè vivremo in parte soltanto quello che effettivamente sono le cose positive che potremmo creare in queste 3 settimane, quindi fino alla seconda fase. E nella terza fase magari potremmo avere dei benefici relativamente solo ad alcune abitudini che abbiamo costruito per nello stare in casa, eccetera, ma purtroppo, ragazzi, non saranno certamente tutte positive, perché saremo costretti a stare in queste situazioni. Però, allora, qui chiudiamo il video con l'obiettivo finale. Mettiamo dentro, allora, in queste settimane delle abitudini che siano positive, così nella terza fase, ragazzi, ci portiamo a casa qualcosa. Quindi poi vi lascio anche con un consiglio generale e faremo anche altri video sull'argomento. Se questo video vi sarà piaciuto, quindi scrivetemelo nei commenti se vi piace questo tipo di video, perché magari qualche chicca su cosa fare in questi giorni ve la vorrei dire, ragazzi, perché io sono un po' un maniaco di crescita personale, di miglioramento personale, come tutti, diciamo, le persone un po' come me, e quindi qualcosa ve la potrei anche dire. Quindi scrivetemi nei commenti se vi piace questa tematica. Ma allora, ragazzi, l'obiettivo finale del video è: siccome dobbiamo fare questo processo e ognuno di noi lo farà, mettiamo dentro al calderone un qualcosa di positivo da fare in queste 3 settimane, che vi rimanga come routine, ragazzi, ogni giorno. Quindi create una routine che sia una routine produttiva e positiva per la vostra vita, in maniera tale da affrontare questo processo del cambiamento. Ve l'ho spiegato, ragazzi, 10 giorni di odio questa vita e 10 giorni di la posso anche accettare, però poi dobbiamo avere gli ultimi 10 giorni che dovremmo dire: ok, sto facendo delle cose, sto crescendo, sto migliorando me stesso. Quindi, ragazzi, iniziamo a ragionare su una routine. Questo è il mio consiglio di questo video. Se poi volete sapere come gestisco io la mia routine, scrivetemelo nei commenti e facciamo un video anche su questo. Per oggi, ragazzi, potrei dirvi che vado a fare qualcosa, ma in realtà l'unica cosa che farò è continuerò a suonare. Ciao!